È arrivato alla sua quarta edizione il Master Universitario sulla storia e il design del gioiello, confermandosi così come uno degli esempi più significativi di collaborazione tra il Dipartimento Universitario di Arezzo e il sistema economico aretino, in particolar modo con il comparto orafo. Un rapporto che si è concretizzato anche attraverso la messa a disposizione ai partecipanti del Master di alcune borse di studio da parte della Camera di Commercio, Confartigianato, Confindustria, Toscana del Sud e della stessa Università. Università di Siena. Premiamo per le borse di studio ancora tutte donne e si vede la creatività è donna. Un corso di alta formazione che il professore da anni ha pensato per incrementare la creatività nel nostro territorio e poi il fatto che siano delle donne, quindi le donne che accedono a un profilo altamente professionale che potrà contribuire a rinnovare e innovare la cultura del gioiello. Cosa importante, che questa è la quarta edizione in cui diamo queste borse di studio, è che la maggior parte dei ragazzi e ragazze che hanno vinto queste borse di studio poi hanno trovato lavoro da qui a breve e questo ovviamente è il motivo per cui ci incoraggia di continuare ad andare avanti in questa strada. In questi territori è 2500 anni che si producono gioielli, quindi un pochino di consapevolezza, di appartenenza, di legame con il territorio, con la tradizione ce l'abbiamo e noi questi valori li portiamo avanti invitando dei grandi della gioielleria a partecipare a questo master che è veramente un master di grande livello. Il nostro territorio è fatto di piccole e medie imprese e figure specializzate in questo senso sono fondamentali per non perdere innanzitutto il Made in Italy e la capacità di creare manualmente, perché industrialmente si possono fare alcune cose, manualmente si porta dietro la nostra storia.